signore e signori, buonasera e benvenute e benvenuti al campionato di Serie A1 femminile, terza giornata di ritorno. Oggi abbiamo il programma SSV Brixen Südtirol contro Casalgrande Padana. Presentiamo le squadre iniziando dalle nostre ospiti, con il numero 1 Valentina Bonaccini, 2 Elisa Rondoni, 3 Asia Mangone, 5 Nicole Gombetti, 10 Regia Furlanetto, 12 Nadia Bordon, welcome Nadia, 13 Sara Costol, 14 Simona Artoni, 15 Chiara Rondoni, 18 Alessia Artoni, 19 Marianna Orlandi, 20 Emma Baroni, 21 Matilde Giovannini, 26 Giulia Mattioli, 33 Gaia Lusetti, allenatore signor Marco Agazzani, SSV Brix Südtirol, Mitanovo Sieben, Esma Murakovic, Andrea Ino, 12 Sara Hilbo, 13 Anna Saranovic, 16 Moni Puzzo, 17 Giorgia Di Pietro, 19 Violetta Venni, 20 Ligia Putt, 22 Nelly Camicia, 25 Giada Marco, 26 Francesca Lucchin, 35 Sofia Kisnofo, 38 Maris Avanzo, 44 Lena Di Carlo Antonio, 69 Elisa Sozio, 77 Vicky Vicolo, 39 Hubert Lössing. Dirigono l'incontro i signori Matteo Corioni e Pierluigi Falvo. Al tavolo abbiamo il delegato della Federazione Italiana Gioco Handball, Luigi Regalia. Un cordiale benvenuto anche da parte di Paolo Cistari, che vi commenterà questa partita valevole per la 14ª giornata del massimo campionato di Serie A femminile, terza di ritorno tra il Brixen Südtirol e il Casalgrande Padana. Si trovano di fronte quest'oggi la quarta e la settima in classifica, divise da 7 punti. Il Brixen cercherà la vittoria per sorpassare l'Erice in classifica ed assestarsi al terzo posto, a condizione che le siciliane perdano l'incontro diretto con il Salerno. E quindi per conseguire il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. L'odierno avversario Casalgrande è ancora ben impresso nella mente delle bianco-azzurre, avendo subito una inaspettata quanto dolorosa sconfitta all'andata per 26-32. Sconfitta alla quale seguivano poi le ulteriori sconfitte contro Pontigna ed Erice. Da allora le ragazze di Nössing non hanno più perso e sembrano aver trovato la necessaria intesa tra le nuove giocatrici e quelle che sono rimaste dopo le defezioni di oltre metà squadra campione d'Italia. E ciò nonostante abbia dovuto fare a meno di Esma Muratovic nelle ultime 4 partite di campionato. Il Casalgrande in par sua, dopo aver conseguito 4 delle 6 vittorie sino al 22 di ottobre, ha dovuto in seguito fare a meno di Naomi Marquez, che ha indubbiamente avuto il suo peso. Ecco che la partita è iniziata con la palla in mano alle padrone di casa, che schierano Di Pietro, Putt, Begni, Habicher e Hilbert, oltre a Babbo chiaramente. Ed è proprio la Habicher che cerca di introdursi nella difesa avversaria, ostacolata, 9 metri già eseguito, c'è la perdita di una prima palla in fase di attacco e ne approfitta il Casalgrande per andare via con la Furlanetto. La Furlanetto è il numero 10, capo, la miglior marcatrice degli ospiti con 95 segnature. Lusetti, Gaia Lusetti con il numero 33. Furlanetto, come dicevamo, come il numero 10. Ed è
il numero 3, Asia Mangone. Mangone, seconda miglior marcatrice delle ospiti, con 62 marcature. Vantaggio dunque delle ospiti, che certamente avranno intenzione di ripetere l'exploit della partita di andata. Hilbert. Ligia Put con un bel tiro in elevazione manda la palla nel sacco e sul fronte opposto e subito Francesca Lucchin ha porsi in bella evidenza parando il tiro del più ospite. Lusetti, Furlanetto, Asia Mangone perde la palla, ne approfitta il Bressanone per andare via, perciò un eccesso di sicurezza da parte della Giada Babbo, che a sua volta si fa parare il tiro da Nadia Bordon, già qui a Bressanone, tanti anni addietro. 1-1 dunque quando siamo al terzo minuto, con il Casalgrande che riprende con Mangone, Lusetti, adesso Artoni con il numero 18, bloccata la Furlanetto da Violetta Vegni, bellissima azione di Asia Mangone, ma altrettanto bella parata di Francesca Lucchin, va via Nelly Habicher, entra di forza nella difesa avversaria e porta per la prima volta in vantaggio le padrone di casa. Ne parla la Furlanetto, ma errore madornale di Violetta Vegni che nella foga riconsegna la palla alle giocatrici ospiti. C'è grande confusione nei passaggi da parte di tutte e due le squadre. L'errore del Brixen, replica il Casalgrande che manda la palla oltre la linea laterale e consente così alle bianco-azzurre di Nessing di riproporre la loro azione offensiva. Cambiamento di ruolo tra la Put e la Habicher. Di Pietro, Put, bellissimo tiro di Put, raddoppia la sua marcatura. Va via Giada Babbo che approfitta di un errore. E Giorgia Di Pietro non si fa pregare due volte per mettere a segno la palla del 4-1. Situazione dunque capovolta dopo l'iniziale vantaggio delle ospiti. Siamo mai sul 4-1 per le padrone di casa, che sicuramente hanno nel gioco veloce in contropiede la loro arma più micidiale. Furlanetto serve molto bene Alessia Artoni, che però nel concludere non centra il bersaglio della porta. Giada Babbo, Habicher, Savizio della Babbo sulla Hilbert,
Sara Hilbert, che segna anch'essa la sua prima rete con la cronaca. Ricordo che l'ala destra brissinese nelle ultime due partite ha segnato la bellezza di 10 rete per ciascuna partita. Furlanetto, Mangone, Furlanetto, bel tiro, un sottomano di Asia Mangone che sorprende Francesca Lucchin. Il pallonetto di Habik finisce sulla traversa, molto lesta Giada Babbo a riprendere il rimpallo e ad andare a segno. Inizio folgorante della squadra di Nössing che in difesa schiera un 6-0 e manda poi in contropiede le velocissime Babbo e Hilbert. Mangone. Il tiro di Simona Artoni, il numero 14, finisce a lato, gli consente a Brixen di riprendere Nelly Habicher, strattonata proprio da Simona Artoni, procura 9 metri, già eseguito. Babbo dialoga con Di Pietro e Put. Il tiro della Di Pietro in elevazione viene parata da Nadia Bordon. Pregevole segnatura della mancina Asia Mangone alla sua terza marcatura. Fallo su Violetta Vegni, non rilevata dagli arbitri. Il Casalgrande però pasticcia subito nel riproporre la sua azione d'attacco e manda la palla direttamente sul fondo. Riprende il Brixen, sempre con la sua formazione iniziale. Di Pietro. Il tiro ravvicinato della Di Pietro finisce sul palo. C'è un passaggio all'indietro delle ospiti, 9 metri. Put punta la sua avversaria. Siamo sotto passivo. C'è fallo sulla Habicher. Rigore, primo rigore di questa partita, causato dal numero 15, Chiara Rondoni. Di Pietro non si fa sfuggire la propizia occasione di andare a segno. 7-3 quando siamo giunti al decimo del primo tempo. Mangone, Lusetti, bloccata da Giorgia Di Pietro. Primo time out. Questo incontro chiesto dall'allenatore ospite Marco.
si riprende con un 9 metri degli ospiti. Padane, Furlanetto, Lusetti, Martoni, ancora Furlanetto. Il tiro del Furlanetto è bloccato da Francesca Lupin, che manda via Babbo, Di Pietro, Abiser, Vigiaput. Fortunato il Brixen, perché il tiro della Put indirizzato alla Habicher era stato intercettato, però c'era fallo precedente. Sorvegliata speciale ovviamente Vigiaput. Chiedono la distanza. Put adesso marcatura avanzata di Artone su Vigiaput, il cui tiro viene bravamente parato da Nadia Bordon. Put ferma Simona Artone, che già era in procinto di scoccare il suo tiro dai linee 6 metri, si riprende con un tiro franco già eseguito. Furlanetto che è il perno nell'attacco della squadra ospite, confusione. C'è fallo per il numero 33. Gaia Lusetti su Sara Hilber e gli arbitri decretano il secondo rigore per il Brixen. Giorgia Di Pietro molto sicura oggi nell'esecuzione dei tiri. 7 metri. Casalgrande costretto a giocare in inferiorità numerica per la esclusione temporanea di Alessia Artone. Si avvale, come ormai praticato da quasi tutti gli allenatori, dell'extra player. Furlanetto. Cerca di fare tutto da solo Marianna Orlandi sulla posizione di ala destra, però la difesa brissenese è attenta. E proprio Lukin interviene sul tiro di Orlandi. Il pallonetto di Giada Babbo finisce sulla traversa. Sara Hilber cerca di accapararsi il rimpallo, non riesce nell'intento, allora è il Casalgrande a riproporre la sua azione d'attacco. Furlanetto. Va via di forza il numero 13, Sara Apostol. Il Brixen va ancora a segno con la Vigni, che accortosi della mancanza della portiera per via dell'extra player non ha avuto difficoltà a insaccare con un tiro da tre quarti campo. Furlanetto. Irresistibile Asia Mangone, che oltre a segnare
procura anche un 2 minuti a carico di Ligia Put. a 5 quando siamo giunti esattamente al 15° primo tempo. È l'occasione per mandare in campo Sara Anna Saranovic, la straniera arrivata proprio a Capodanno per rinforzare la squadra di Nessing. E proprio Saranovic, appena entrata in possesso di palla, riesce a centrare il bersaglio ponendo il suo primo sigillo di questa partita. 10-5 all'opera di Anna Saranovic. Furlanetto. Il tiro di Furlanetto è parato da Lukin, però il rimpallo finisce nelle mani di Gaio Lusetti, che non ha difficoltà a superare Lukin, grazie anche alla superiorità numerica per via dell'esclusione temporanea di Ligia Put. Giara Babbo, bellissimo servizio per Sara Hilber, che non fallisce il bersaglio ponendo la palla nell'angolo lungo di Nadia Bordon. Rete tanto più pregevole in quanto realizzata in situazione di inferiorità numerica grazie a un bellissimo passaggio di Giada Babbo. Pericolosissima Asia Mangone, che si è incuneata nella difesa brissinese, ha servito il pivot che però non è riuscito ad agguantare la palla anche per via del fallo subito. Alto il tiro di Lenia Furlanetto, che non è ancora entrata in partita. Sara Habicher, il tiro della Habicher è troppo alto, non c'è nulla da fare per Anna Saranovic, che era destinataria del passaggio. Bella finta dell'ala ospite. Mangone, Furlanetto, Lusetti, Mangone e Furlanetto. Ecco, bella azione del Casalgrande, che va a segno con la Furlanetto. Bel tiro di Sara. Bel tiro di Nelly Habicher. Protesta Violetta Vegni per il mancato fischio dell'arbitro per l'evidente fallo su Habicher. E lei stessa a farne le spese, a prendersi 2 minuti di penalità per proteste. Bessanone in 5, in quanto era già rientrata la prima squalificata. Va via la Saranovic, che non ha difficoltà a segnare, pur ostacolata da una giocatrice ospite. Si deve riprendere, in quanto la ripresa non era stata effettuata dal punto giusto del cerchio di centrocampo. Ancora 1:10 di superiorità numerica per le ospiti, che cercano di impostare la loro azione. Per quanto brava Asia Mangone, mi sembra che stia facendo un po' troppo da sola, ed infatti questo suo passaggio è finito nel vuoto. Però siccome gli arbitri hanno ravvisato un fallo, la palla torna alle ospiti.
c'è un blocco irregolare. Ecco, sentiamo anche l'incitamento del numeroso pubblico a corso quest'oggi a incoraggiare le bianco-azzurre che si fermano per via del timeout chiesto questa volta dal loro allenatore Ubi Nessing. Dicevamo del Brixen. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. La squadra, proprio anche con l'inserimento di Anna Saranovic, ha trovato quella forza di penetrazione che le è propria. Anche l'intesa tra Emile e la portiera con le ali, con le frecce, Babbo e Hilbert, si fa sempre su evidente e si vede nei risultati. Primo cambiamento nel ruolo di pivot, è entrata Vicky Vicola al posto della Vegni, ancora fuori per i due minuti. Habicher, bellissima azione di Nelly Habicher, che anch'essa nuova arrivata qui a Bressanone dal Brunico, che si era laureato campione d'Italia della Serie A2 e che sta provando di partita in per maggiore incisione. Giada Babbo è contrastata da il 9 metri. Torna in campo Lavegni. Putto adesso la posizione di terzino, bellissimo tiro che finisce sul palo, riprende la palla Sara Hilbert, però questa volta Nadia Bordon è pronta a intercettare la sfera di piede. Il Casalgrande ha perso l'occasione di andare a segno, nel frattempo la difesa brissinese si è organizzata e ha chiuso i varchi. Si ripete la scena di prima con Asia Magone che manda la palla in fallo laterale. Sara Hilbert approfitta di una situazione di confusione che aveva visto Violetta Vegni a terra in attesa del fischio degli arbitri che non è arrivato, poi ha passato la palla alla Hilbert che senza tante storie ha messo la palla dentro. 14-7 dunque, risultato raddoppiato dalle padrone di casa che hanno ormai in mano questa partita. C'è fallo della Di Pietro sul numero 33. Rigore per il Casalgrande. Tirerà la Furla netto. Le gambe di Francesca Lucchin. La
Tornessi ha già iniziato la sua girandola di cambi per incalzi. È amato in campo Lena di Carlantonio con il numero 44, eccolo in possesso di palla, che ha preso posizione nel centrale. Il tiro di Saranovic, festival di pali questa volta di Ligiaput. Si scontrano Babbo e Simona Artoni, gli arbitri optano per i 9 metri. Mangone, bellissima incursione di Mangone, che questa volta manda la palla a sfiorare il montante destro di Lucchin. Di Carlantonio, Put. Babbo. Incursione della di Carlantonio, prontamente bloccata. Siamo sotto passivo. La di Carlantonio tira in doppio appoggio, però la palla senza pretese finisce sopra la traversa. Questa volta un bersone è fortunato, perché la palla finisce anche qua sulla traversa. Gli arbitri aspettano ed effettivamente nel bloccare Violetta Vegni, ben tre giocatrici ospiti, hanno invaso l'area di porta. Terzo rigore per il Bessone. C'è cambio di portiere nelle file ospiti. Valentina Bonaccini che cercherà di parare il tiro. Riesce a sorprendere la giovane portiera ospite e a portare il parziale sul 15-8. Mancano poco meno di 5 minuti alla fine di questo primo tempo, con il Bessanone che sta conducendo abbastanza agevolmente il parziale 7+. Vedremo cosa riuscirà a contrapporre la difesa brissenese. Arrivano altri 2 minuti per Ligia Put, sono i secondi, per cui bisognerà stare attenti a non determinare l'esclusione definitiva. 9 metri. Lusetti, Furlanetto, Mangone, tiraccio della Mangone che finisce però non nelle mani della collega Artoni, bensì in quella del Bressanone, che in contropiede va a segno con Violetta Vegni. Questo in situazione di inferiorità numerica. Furlanetto, Lusetti, evidente fallo di sfondamento del numero 18 ospite Hilbert, ed è ancora Nadia Bordone a dire di no alla brissinese. Bella azione corale delle ragazze ospiti. Che vanno a segno con Chiara
Rondoni. Rientra in campo Nelly Habicher, questa volta sulla posizione di terzino destro. Saranovic invece su quella di terzino sinistro. Bel servizio per la Hilber, alla quale viene però fischiato fallo. Lusetti dialoga con Furlanetto e Artoni. Ancora fallo su Asia Mangone. Dalla posizione di ala Simona a trovare la via del gol. Capovolgimento di fronte e fallo su Violetta Vegni, che propizia rigore per le padrone di casa. È il quinto rigore. Sempre Giorgia Di Pietro, che anche in questo caso mi sembra avvisare un eccesso di sicurezza, con la conseguenza che la Bordon con una manata devia la palla oltre la traversa. Nulla di fatto dunque, e Casalgrande che torna in possesso di palla per impostare una delle ultime azioni di questo primo tempo. Ancora un passaggio a vuoto degli ospiti. Molto fiscali gli arbitri che fanno ripetere la rimessa. Di Pietro Saranovic. Anche questa volta la rimessa non è stata giudicata regolare. Giada Babbo. Irresistibile Nelly Habicher, che si incunea nella difesa ospite. Non c'è tempo di segnare il gol, che anche il Casalgrande va a segno con Alessia Artoni. Finisce quindi sul parziale di 17-11 questo primo tempo tra Brixen Südtirol e Casalgrande. Un piacevole primo tempo che ha visto velocissimi capovolgimenti di fronte e tante tantissime reti. Altrettante sono state le azioni poco precise, nel senso che troppi errori tecnici hanno caratterizzato questo primo tempo. Per il momento qua da Bresson è tutto, a dopo.
was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat.
È iniziato il secondo tempo qui a Bressanone tra il Brixen Südtirol e il Casalgrande Padana, con le padrone di casa, come dicevamo, in vantaggio per 17-11. Nel frattempo è giunto anche il risultato di Erice, dove il Salerno è riuscito a imporsi per 27-20 e quindi il Brixen, con una sua vittoria odierna, avrebbe la grossa opportunità di riacquistare il terzo posto. Azione difensiva del Brixen, che manda via in contropiede Anna Salarovic, che porta a tre le sue marcature personali. Replica subito il Casalgrande con Ilenia Furlanetto, anch'essa alla sua terza marcatura. Il Brixen riprende con la sua formazione iniziale del primo tempo, ossia senza Anna senza Esma Muratovic, che quest'oggi è per la prima volta in panchina, però è tutt'altro che sicuro che venga anche concretamente impiegata. Sono proteste dell'allenatore Nessun con uno degli arbitri per il fallo di sfondamento fischiato a Nelly Habicher. Nel frattempo le ospiti impostano con Furlanetto, velocissima Asia Mangone, non c'è nulla che dire, che il più delle volte pone in netta difficoltà la difesa bianco-azzurra. Furlanetto, mano degli arbitri alzata per il passivo, però la Asia Mangone riesce ancora a scoccare il tiro e andare a rete. Anche il Brixen ha le sue difficoltà nel controllo della palla, che però rimane in suo possesso. Il tiro della Saranovic è senza troppe pretese, troppo debole, poco piazzato per una portiera come Nadia Bordon. Lusetti, Mangone, Furlanetto. Il tiro della Furlanetto è bloccata dalla difesa brissinese. Bellissimo lancio di Monica Prinsta su Giada Babbo, che però si fa parare il tiro della Bordon. E nell'azione successiva Violetta Regni va al tiro dalla posizione del pivot, non riesce però a centrare la porta avversaria. Senz'altro Nadia Bordon, uno dei punti di forza di quest'oggi di questo Casalgrande, che grazie alle sue parate riesce a mantenere il passivo nell'ordine di attualmente 5 reti. Si pone in bella evidenza Monica Prünster. Giada Babbo, Habicher, scusate, Wilber Saranovic. In questi primi minuti del secondo tempo il Casalgrande è riuscito accorciare il passivo, anche se attualmente di una sola rete. Nel frattempo c'è un nuovo secondo sfondamento successivo di Nelly Habicher.
Mangone, più che un passaggio era un siluro quello di Asia Mangone per la sua compagna Furlanetto. Furlanetto punta la difesa avversaria, bella azione difensiva per le padrone di casa che riescono a contrastare con successo. Marianna Orlandi, il tiro da Furlanetto viene parato da Princeton che manda subito via la Babbo, però ancora una volta incredibile parata di Nadia Bordon. Ed è il momento per chiamare a raccolta le sue giocatrici Hubinessing. Molto agitato che sta redaguendo in questo momento proprio Giada Babbo. Presumibilmente chiederà più giudizio alle sue giocatrici che adesso hanno imposto un ritmo forsennato alla gara, costellato peraltro anche di diversi tiri sbagliati e di errori tecnici. Però sinora il Casal Grande non è riuscito ad approfittarne. Si riprende con il Casal Grande. Adesso Asia Mangone ha assunto il ruolo di centrale. È entrato in campo anche Chiara Rondoni qua sulla posizione di terzino destro. Furlanetto, serve l'ala. E questa volta il tiro di Simona Artoni va a segno. Giada Babbo che cerca di servire Vegni, c'è un evidente fallo di piede che gli arbitri non hanno visto. Confusione, la confusione non finisce anche in questo frangente. Le giocatrici ospiti perdono una buona occasione. Alla fine è Giorgia Di Pietro a porre fine a questa orgia di rigori e di errori tecnici e a mettere dentro la palla. Rondoni con il numero 15, Furlanetto. Bellissima azione della Furlanetto che viene però neutralizzata da Prince. Prima il rimpallo finisce nelle mani di Alessia Artoni che va a segno. Giorgia Di Pietro conclude, però è ostacolata fallosamente, 9 metri per le bianco-azzurre. Habicher, Di Pietro, bel passaggio per la Hilber. Saranovic, Babbo, la mano delle arbitre è alzata, però anche il passaggio di Giada Babbo per
Sara Hilbert è fuori misura e finisce sul fondo. Interessante che quest'oggi sono proprio le due migliori marcatrici di entrambe le squadre a non riuscire a rimpinguare il loro bottino, perché sia la Babbo con una rete che la Furlanetto con due reti, tre reti, sono ampiamente al di sotto della loro media. Bella incursione degli ospiti e precisamente il numero 19. Orlandi. '20-16 il Casalgrande dunque è riuscito a imporre un parziale di 2-0. Messing. Ha preso fuori squadra Giada Babbo Di Pietro, gli arbitri hanno la mano alzata. Put viene ostacolata 9 metri e il tiro della Put finisce di molto oltre la traversa. È un momento un po' critico per le padroni di casa che forse avevano già pensato di aver vinto questa partita con molto anticipo, ma così non è, perché nella pallamano sappiamo tutti come tutto può succedere fino all'ultimo istante. Ligia Put, Habicher. Vediamo ora Put sulla posizione di terzino destro, Saranovic su quella sinistra. Questa volta dovranno esserci 2 minuti per forza. 2 minuti per Asia Mangone per avere centurato e strattato a terra Ligia Put. Hilbert, Di Pietro, Saranovic. Bellissimo servizio della Di Pietro, però la conclusione di Sara Hilbert trova questa volta il secondo portiere, sempre Nadia Bordon, pronta a intercettare la palla. Troppe le occasioni sprecate dalle bianco-azzurre anche in fase offensiva. Rondoni, Orlandi, Furlanetto. L'azione corale del Casalgrande si conclude con la rete di Furlanetto. Sul fronte opposto adesso viene la rete Diana Saranovic, molto importante in questa fase. Molto agitato oggi l'allenatore Nessing, per nulla contento di quanto sta facendo vedere la sua squadra. Troppi gli errori tecnici. E questa volta la Furlanetto riesce ad andare a rete perché nessuno si occupa di lei. Passi della Di Pietro. Siamo a -3. Il passaggio della Furlanetto finisce a lato, però c'è fallo, 9 metri. È tornata in campo Asia Mangone. Chiara Rondoni,
Furlanetto, Mangoni. Mangoni ancora. Recupera la palla, linea put. E meno male per il Brixen, che Monica Prünster ci mette una pezza. Ingiusto questa volta la protesta di Nussing, perché era tutta evidenza che la putta aveva calpestato la linea dei 6 metri. Bisogna mantenere i nervi saldi. Habischer. Il tiro di Sara Hilber è parato da Nadia Bordon, però era concomitante con il suono della sirena per il time out chiesto dall'arbitro, dall'allenatore Nussing. Si riprende con la palla in mano alle Brissinesi, in quanto la putta aveva scoccato il tiro e prima della parata della Bordon il tavolo aveva chiesto il time out. Adesso c'è Bagar Saranovic che va a segno, però c'era il fischio degli arbitri. Ecco, grande novità, entra in campo il numero 7, Esma Muratovic, assente da 3 mesi. Put, Ligia Put riesce a centrare la porta della Bordon con un tiro tra le gambe. Ecco, adesso sono entrate in campo contemporaneamente sia Giada Babbo, che era stata chiamata in panchina, sia Esma Muratovic, assente da diverso tempo, e in difesa vediamo anche Andrea Eder, giocatrice che l'anno scorso era il capitano della squadra, e Monica Prünster, anch'essa una delle campionesse, è tornata ad Armanforte alla squadra di Nussing e si sta ponendo in grande evidenza. È un momento decisamente delicato della partita, perché il Bressanone sì, avanti ancora di 4 reti, ma ha manifestato grossi deficit proprio negli ultimi minuti. Muratovic. Bellissima azione del Bressanone, che con Violetta Vegni riesce ad andare a rete. Però sono velocissime anche le ospiti. Mangone. Fa tutto da solo Asia Mangone. Irresistibile veramente in certi frangenti. Hilbert strattonata dal numero 15 a Rondoni. Muratovic, Saranovic, Giada Babbo ovviamente sorvegliata speciale. Hilbert, il tiro da Hilbert non riesce ad andare alla Saranovic.
palla che finisce sul fondo e dunque riconsegnata al Casagrande. Furlanetto che si è lasciata solo, è molto pericolosa dalle retrovie. Asia Mangone fermata da Vigni, gli uni reclamano lo sfondamento, gli altri il fallo. Bordata di Mangone, finisce però a lato della porta di Prünster. Di Pietro. Difesa molto profonda degli ospiti che con Antonio e Rondoni cercano di intercettare con anticipo le azioni delle brissinesi. Nel frattempo Bordon dice ancora di no a Sara Hilver, va via la Furlanetto e questa volta Giada Babbo va via da sola. Poi gli arbitri fischiano l'inflazione d'aria, una decisione veramente molto ma molto strana. Nel frattempo sì. Adesso la partita sta facendo nervosa anche per via di qualche decisione arbitrale, non voglio dire errata, ma quantomeno discutibile. Per la disperazione di coach Nössing. È decisamente un momento favorevole alle ospiti che nel loro pressing riescono. Sara Hilber. ...24-20... Le incursioni delle ospiti sono molto veloci, però secondo me spesso in odore di sfondamento. Manovra Gaia Lusetti al centro e lei con Mangone e Furlanetto a condurre pressoché tutte le azioni offensive degli ospiti. Si inserisce anche Alessia Artoni, il pivot col numero 18. Palla per Orlandi, la mano del passivo è alzata. Prünster, però la palla di Prünster viene intercettato da Alessia, da Orlandi, scusate. E adesso la partita assume un ritmo forsennato, sono saltati tutti gli schemi tattici e vincerà probabilmente quella squadra che avrà nervi saldi e compierà meno errori tecnici. Furlanetto. Andrea Eder recupera una palla, vanno via. Vigni. E poi la palla finisce ad Anna Saranovic, che approfitta dei malintesi della squadra ospite e ristabilisce nuovamente il vantaggio di 5 reti per la sua squadra. Siamo giunti così al 22esimo minuto, senza accorgercene, per via della velocità con la quale le squadre stanno conducendo le loro azioni offensive. Una bella partita, senz'altro interessante. Due giocatrici a terra, palla sempre nelle mani delle ospiti, che finisce nuovamente a lato, per fortuna delle brissinesi.
Di Pietro, Hilber, e questa volta Sara Hilber supera Nadia Bordon con un tiro basso nell'angolo lungo contro la quale l'Argentina nulla può. Lusetti, Furlanetto, Lusetti, dialogano le due. C'è fallo su Asia Mangone, rigore assegnato alle ospiti. Elenia Furlanetto che si reca sulla striscia dei 7 metri. Aspetta la reazione di Monica Prünster e poi piazza la palla nell'angolo opposto. 26-21. Nella sesta rete di Furlanetto. Veramente qualche decisione poco comprensibile negli arbitri che anche in questo frangente non hanno rilevato un fallo nettissimo su Violetta Negni. Lusetti, Artoni, ancora un tiro dai 7 metri per farlo sul numero 33 Gaia Lusetti. Nella porta del Brixen c'è il cambio tra Prünster e Lukin. E questa volta è la Furlanetto a fallire il tiro che si stampa sulla traversa. Sono errori questi che possono costare caro alla sua squadra, perché mancano poco meno di 5 minuti alla fine. Ligia Putt, Abicher, Hilber, la Hilber non sa cosa fare con la palla, la butta letteralmente via e consente così al Casalgrande di andare in seconda fase, però l'azione è bloccata per fallo su Nicole Giombetti ed è Alessia Artoni tutta sola sulla linea dei 6 metri ad andare a segno. Abicher, Di Pietro, coach Lessing ha nuovamente ordinato in panchina Esma Muratovic, evidentemente non se la sente di rischiare. Il sottomano di Ligia Putt è preda di Nadia Borgon. Ora la difesa di Brixen è chiamata a un'azione unitaria e concentrata per non consentire al Casagrande di avvicinarsi ulteriormente al parziale. Lusetti che punta la difesa è bloccata da Andrea Eder. Mangone e il tiro dall'ala del numero 18 Alessio Ardoni viene parato da Monica Prünster, una parata provvidenziale in una fase certamente delicata della partita. Abicher, Putt, Giara Babbo, bel servizio di Giara Babbo su Sara Hilber che dall'ala opposta della sua contrale riesce a insaccare, però non c'è tregua
non c'è tregua. Infatti il numero 19 con Orlandi non dà fiato alla squadra di casa. Già da Babbo, Put, Di Pietro, Nelly Habicher. E Nelly Habicher non solo realizza una rete molto importante, ma c'è anche un due minuti per Chiara Rondon. Potrebbe essere l'azione decisiva di questo incontro, perché adesso le reti di vantaggio del Brix sono 5, mancano poco meno di due minuti da giocare, oltretutto in situazione di superiorità numerica. Intanto manovra ancora il Casalgrande con Furlanetto, Mangone, bel servizio della Furlanetto sulla Artoni che insacca dal pivot. Gianna Babbo, Di Pietro, c'è Bagar, la palla viene assegnata al Brixen, Sara Hilbert che però supera la linea dei 6 metri e oltretutto manda la palla di molto sopra la traversa. È scoccato l'ultimo minuto e si può dire che la vittoria del Brixen ormai è al sicuro. Si tratta adesso di finire quest'ultima azione che sta conducendo il Casalgrande. Furlanetto, Mangone, Furlanetto, Mangone, bel tiro della Mangone, questa volta bloccato da Princeton, il cui lancio per la Hilbert è fuori misura, per cui il Casalgrande ancora una volta la possibilità. Fallo di Andrea Eder, due minuti, c'è un certo nervosismo in campo, mancano ormai 6 secondi. E mi sembra improprio agitarsi più di tanto perché il risultato ormai è acquisito. Il tiro della punta porta vuota non viene chiaramente convalidato perché è giunto fuori tempo utile. 28-24 dunque per il Brixen Südtirol, che in tal modo guadagna 2 punti che le consentono di superare Lerice, il terzo posto in classifica. Però, come detto, la partita, seppur era condotto in modo egregio e convincente nel primo tempo, è poi scivolata via in un modo non un po' più favorevole alle padroni di casa, che sono in più frangenti hanno rischiato di essere riagguantate dalle ospiti, che peraltro non sono riusciti ad avvicinarsi di più di 3 reti. Senz'altro nelle file di Casalgrande da menzionare le grandi prove di Asia Mangone e della Furlanetto, oltre che della Alessia Artoni e soprattutto certamente Nadia Bordon, che qui a Bressanone ha lasciato un buon ricordo e che oggi è stato un grosso punto di forza della sua squadra. Nel Brixen, Sara Hilbert con 7 reti, Anna Saranovic con 5 reti, Giorgia Di Pietro con 6 reti. Qui da Bressanone per il momento è tutto, vi ringrazio per la visione e vi auguro una buona serata.